Longobardi erano profondamente diversi dai Romani per cultura e per organizzazione sociale, come apprendiamo dalla principale fonte storica su questo popolo, la Storia dei Longobardi, scritta dal monaco e studioso longobardo Paolo Diacono, vissuto nell'VIII secolo. Essi erano cristiani di fede ariana, non credevano cioè nella natura divina di Gesù, ma gran parte del popolo manteneva le credenze di origine germanica, per esempio praticavano il culto di Wotan, dio della guerra. Per circa un secolo, dal momento in cui invasero l'Italia, furono ostinatamente anticattolici, in quanto vedevano nel cattolicesimo e nella Chiesa di Roma un pericolo per la loro identità. Erano un popolo in armi, dominato da un'aristocrazia guerriera, gli Arimanni, che sceglievano il re. Costui era considerato solo un capo militare, da cui dipendevano gli altri comandanti, i duchi. Ciascun duca era capo di una tribù, detta Fara, che era composta da gruppi di individui uniti da vincoli familiari. Poiché il re era solo un capo militare e non politico, i duchi godevano di notevole indipendenza e governavano autonomamente i territori loro soggetti. I Longobardi dominarono una parte significativa dell'Italia per poco più di due secoli, dal 568, anno della loro discesa nella penisola, al 774, quando furono cacciati dai Franchi, giunti in aiuto della Chiesa romana. Fino alla fine del VI secolo essi non diedero vita a un regno unitario. Il loro insediamento in Italia era caratterizzato dalla frammentazione politica, per cui ciascun territorio o ducato era controllato e amministrato da un duca o capo che non rispondeva ad un'autorità centrale. Esisteva un re che risiedeva a Pavia, ma aveva solo potere militare. Questa situazione era accompagnata da una profonda conflittualità tra i vari capi militari, i duchi, che aspiravano a diventare re e a estendere la loro autorità sugli altri capi e sui loro territori. In questa prima fase del loro regno, inoltre, i Longobardi rifiutarono ogni forma di integrazione con la popolazione italica, che era loro soggetta. Non soltanto impedirono all'aristocrazia italica di partecipare alla gestione politica e amministrativa dei loro ducati, ma manifestarono ostilità nei confronti della cultura e delle tradizioni dei vinti. Tale situazione, caratterizzata da frammentazione politica e ostilità all'integrazione, mutò tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo d.C. I Longobardi si resero conto di essere una minoranza. A lungo andare furono perciò costretti a modificare atteggiamenti e comportamenti.